Benvenuti sul mio canale. Oggi realizzo questa semplice decorazione, realizzata con poco. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di seguirmi su tutti i miei social. Per fare questa decorazione utilizzo due colori, oro e bianco. Taglio delle strisce larghe 1 cm, lunghe 20. Sto utilizzando della gomma Eva glitterata. La taglio al lato dove non ci sono i glitter. Prendo 2 striscette e le piego a metà. Le vado ad incollare fra loro sul lato dell'estremità chiusa. Su quella di colore giallo vado ad incollare le punte al centro. Prendo un'altra striscetta di colore oro giallo e la vado ad incollare sul lato, lasciando al centro quella di colore bianco. Ripeto il passaggio chiudendo le punte come ho fatto con l'altra. Vado a incollare le strisce di colore bianco realizzando un cuore. Procedo inserendo un'altra striscia di colore bianco, la divido a metà e poi la vado ad incollare in questo modo, inserendola al centro del colore giallo. Aggiungo della colla al centro e vado a chiudere in questo modo. Sul lato esterno vado ad incollare un'altra striscia di colore giallo. La chiudo in modo che aderisca bene sulla punta. Questa decorazione è realizzata con poco. Ora vado ad incollare un'altra striscia di colore oro giallo. La vado ad incollare chiudendola sull'altra. Per stringere meglio mi aiuto con una piccola pinzetta. Ho realizzato un'altra parte uguale. Incollo le due parti in modo frontale. Con delle strisce di colore bianco realizzo 2 cuori. Cerco di realizzare 2 cuori uguali. Prendo 2 strisce di colore bianco, le divido a metà. Aggiungo un po' di colla e chiudo, solo sull'estremità chiusa. Metto della colla e vado ad attaccare la striscia intorno al cuore. Faccio lo stesso con l'altra. Questa decorazione può essere anche un bellissimo chiudipacco. La si può realizzare più grande o più piccola. Ora vado ad assemblare. Faccio aderire bene al centro. Per abbellire questa decorazione ho realizzato dei fiori con una piccola fustellatrice a mano. Nel caso non avete questa piccola fustellatrice, li potete anche tagliare a mano. Nei tutorial precedenti trovate anche come realizzare un cartamodello di fiore.
Per completare, sul fiore vado ad incollare una perlina. La mia stella realizzata con poco è terminata. Se vi è piaciuta, lasciate tanti like. Grazie per aver guardato questo video e condividete.